wabarakaatuh. Asxaab qiimo leh ayaa badan isku soo laabashay. Waxaan soo gaarnay argumenteena 11aad qaybtiisa labaad ee qaybta quizka. Okay? Sidaad ogtiin ba hore waxaan soo sameynay argumentiyaasha ka hooseeya kan 11aad, maadaama aan 11aad marayno. Argumentaa koowaad, labaad, saddexaad, afraad ilaa iyo 15aad qaybood faahfaahinta iyo qaybood quizka hore aan soo sameynay. Maasha Allah, dhalinyaro badan wax ka faa'iideen oo inta badan contact ila soo sameeya. Haddii aad awood maasantihiin, muuqaalka like noo saara, saaxiibtiina kale la wadaaga. Waxaan uga hadlaynaa maxaa la yiraahdaa limited bilowshita. Okay, teeda kale muuqaalka like saara markaan idin la yeelo. Muuqaalka marka like saartaan wuxuu gaarayaa asxaab cusub ayaa arkayaan, idinkana qarashadan kaga bixmaayo. Okay, haddii aad awood maasantihiin, aan bilaabno sustrada extraurbani principali il limite massimo di velocità è di 110 km/h per veicoli fino a 3.5 tonnellate. La risposta è vera. Sotto A, speed che strada extraurbana principale wa bolitaban insomma marca su strada extraurbana principale wa doinka ka baxsan magaalada oo extraurbaniga il limite xawaaraha ama xadidka ugu badan maasima dibalooshito speedka 110 saacadiiba 110 km in la gooyo waay per auto veicoli gawaarida fino ilaa 3.5 tonnellate vero waa saad qiimaha badan. Ok, il limite massima di velocità per un'autovettura in caso di per precipitazione atmosferiche su strada extraurbane principali è di 90 km/h. Allora il limite speed di velocità ugu badan per autovettura gari in caso di precipitazione, precipitazione si chiama atmosferica giuga marco hanyo motte su strada extraurbana principale, su strada extraurbana principale ha wasagash boli taban monoconai. La risposta vero è ok, è obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da neve. È obbligatorio wa wajib ama qasab wa yudahay regolare in la hagaajiyo la velocità speed nei tratti di strada wadooyinka coperti o daboolen da neve barafka. Maana wada baraf ku daadsan yahay adiga 5 ma ku maray maayo tartiib hadii ka laamiga ka baxaysa. La risposta vera. Ok, la velocità deve essere moderata fuori dai centri abitati. La velocità speed deve essere wayne ahata moderata mid xadidan fuori meelaha ka baxsan dai centri abitati, meelaha la degan yahay sida magaalooyinka kale. Falso, fuori dai centri abitati waa meesha speed la kordhinayo. Wadada ugu sokeyso fuori dai centri abitati ka bilaabanayso waxaa waaye strada extraurbana secondari waaye, wadadaasna waxaa lagu maraa moogtaa 90 sooma speed. Wixii ka korayna waa maxaa la yiraahdaa extraurbana principal 110 waaye. Marka la risposta falso waaye, la velocità deve essere moderata fuori dai centri abitati. Falso waaye. Il limite massimo di velocità per un motociclo nei centri abitati è ordinariamente di 50 km/h. Il limite hadidka massimo di velocità o speedka per un motociclo o motoda nei centri abitati meelaha la degan yahay sida magaalooyinka dhexbartankooda è ordinariamente sida caadiga di 100 km/h. Saacadi magaalada dhexdeeda basaska gaari wax walba magaalada dhexmaraya meelaha la degan yahay oo bulshada ay dhexwareegayaan 50 kor looma dhaafi karo vero waa. È obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. È obbligatorio wa wajib u dhaa ma qasab waay regolare in la hagaajiyo la velocità speed nei tratti di strada wadooyinka fiancheggiati oo ku degan da edifici. La risposta vero waa saad qiimaha badan. Ok, il limite massimo di velocità su strada extraurbana secondaria è di 90 km/h per quattricicli non leggeri. Il limite speed massimo di velocità su strada extraurbana secondaria o del secondario a 90 km/h per i quattricicli non leggeri. Quattricicli non leggeri again. Secondo me la risposta è falsa. Quattricicli 70 meno falso è comunque. Sulle autostrada
a 4 corsie è consentito viaggiare fino a 170 km/h sulle autostrade, a 4 corsie, maana wado 4 corsa autostrada è consentito waxaana loo ogol yahay viaggiare inaan ku socon karno speed fino a 170 km/h dibinaan goynano falso è massimo 130 waaye haddii macnaha signal wado ku dhegan yahay oo specificamente camal macnaha ay tahayna 150 maasima la gaari karo laakiin 170 falso è ok. Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire disordine per la circolazione, vero? Il conducente drawer che deve wa inu regolare u hagaajiamo ka taxdiraamo ka fujignada no la velocità speed in modo si u dhahay da non costituire usan u dhalinin disordine per la circolazione qas ama maxaa la yiraahdaa caqabad sida gawaarida wadada u isticmaalayaan tusaale baabuurtan markay safiin gaari kasta leenkiisu ku jira moogta gaari kale hadduu gadaalka imaado kan baaso kaas kale sii baaso laba gaari oo isku dhoweed dhexdood isku riix disordinaal la dadka qalqal u gelinaa marka devra claro vero. Il limite di velocità su strada extraurbana è principale per coloro che hanno conseguito la patente UDAE da meno di 3 anni è di 90 km/h. Il limite di velocità svitco uguale strada extraurbana principale o dalla strada extraurbana principale per coloro dadku dai che hanno quasi conseguito la patente patente qaada in da meno wax ka yar di 3 anni 3 sano ka hor in 3 sano ka yar wax ka oo muddo ka yar dadka qaatay leesanka speed code waa 9 ya vermia per why perché meshi 110 ahead ayiga 100 ay mesh ayiga 90 way okay autostrada ni 110 oo mulayna mesi 100 ay la velocità deve la velocità dei veicoli deve essere regolata in modo da non causarne intralcio alla circolazione vero way la velocità speed che deve dei veicoli agguare deve essere way ne hadan regolata ku macnaha la hagaajiyay macnaha aan mid walba speed ku rabuusan ku soconayno oo system ka raacsanaado in modo da si u dhahay non causarne aysan u dhalin ama aysan u sababin intralsho caqabado alla circolazione wadada vero waa i contrassegni rappresentati in figura indicano la velocità massima consentite al veicolo sul quale sono applicati vero a saatri mablan i contrassegni calaamadahan rappresentati meesha ku qoran in figura meesha ku sawiran indicano waxay noo sheegaan la velocità speedka massima ugu badan consentita loo ogol yahay al veicolo gawaarida sul quale kuwaasoo sono applicati lagu dhejiyay sida basaska oo kale gawaarida xamuulka qaada oo kale way ku dhegiyin markaa il limite massimo di velocità per una macchina agricola con pneumatici è di 50 km/h. La risposta è falso perché macchine agricole con cincoli pneumatici erano 45 o 40. Falso. Il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 100 km/h. Allora, autostrada a 100 km, quindi noi, dato che mana l'esenca qate, se da sana wakir. Speed che autostrada è come arcanam a bogol massimo, vero? Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentite per macchine agricole e macchine obiettrici con pneumatici è di 40 km/h. Allora, salvo diversa marka laga reebo yiri waxyaabo ka duwan oo cadeynaya signalazione calaamada il limite speed ka massimo ugu badan di velocità xadidka ugu badan oo speed ku yiri consentita la ogol yahay per macchine agricole gawaarida beeraha ka shaqeeyo ka tarbiisha waxyaabo noocaas ma e macchine obiettrici iyo kuwa dhulka qoda bus con pneumatici oo tayar ku xiran di 40 km/h la risposta vero 40 ya soma macchina obiettrici e macchina agricola
40 km/h. Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati ordinariamente è di 50 km/h. Il limite speed massimo occupato di velocità per un'autovettura guarda nei centri abitati magari in camera di ghiai è ordinariamente sedadi o a contorno rai magari da contorno corlomera per vero. Ok? Nei veicoli dotati di servofreno a depressione, se si percorre un lungo discesa con il cambio in folle e a motore spento si ottiene un high, la stessa forza frenante che sia con il motore acceso. Una cazzata, è falso. Nei veicoli guarda dotati ole di servo sterzo balca a una steering a depressione, marca mana che mark steering in un caso slana e occhiale in un caso canai marchino ma una servo stessa di lei steering qua gelaine se si percorre marca un corso a noi un lungo discesa o da grande goder con il cambio in folle magari con ui hai marcellan e a motore spento motore che non ho densi e mana madame a da grande che si da degeso magari marcello a casare folla che degeso e assai su dai amal waana demine motorka. Ok, si ottiene wuxuu lahaanayaa la stessa forsa awoodi frenante awoodi frenka ka siya oo marka uu leeyahay kun il motore acceso macnaha motorka markuu daaranya awoodi uu leeyahay qaabku u shaqeynaya frenk ayuu u shaqeynaya sidoo kale markuu dansiya motorka u dhaha falso. Ok, passare molto vicino ad un'auto parcheggiata a bordo della quale si trovano ancora persone udai è pericoloso solo se il conducente ed alcuni passeggeri sono già scesi. Falso, è una cazzata. Perché passare marca agmarina molto vicino meno udo ad un'auto gari parcheggiata o kubakimin a bordo di una wadaduri della quale caso si trovano wili e giran ancora dat ancora udai wili e giran si trovano laga arkaya ancora wili persone dat gariga marku wadada farkeed istaag dad noo ka degan dad wili wax soo degayaan soo e pericoloso wa qatar u dhahay. Okay, intaan sax way solo kaliya u dhahay sil conducente di darawal ka dal kuni passeggeri ama dad kamid passeggerka sono già scesi una cazzata e farso è sempre pericoloso marka aragtid gari wadada qarkeed istaago dad ka degayo adi waa inaad ka fogaata haddii kale qofkaas oo soo deg raba albaabka furi adii si shab nel caso in cui un passaggio a livello ci si trova no ancora sui binari col proprio veicolo quando la barriera cominciano a chiudersi occorre mantenere la calma e scombrare in qualunque modo la sede ferroviaria. La risposta vera è stata ok. Nel caso a Diuri, in cui un passaggio a livello, nel passaggio a livello, ci si trova quelli in un dato hanno taggen sui binari mesh, ma hanno train che morai col proprio veicolo gari e hanno mana mel train o demorai hanno goin in occhio gari e hanno la vano o bussin in occhio e ridinga marca a di e dato dai gari in occhio la vado mesh o train che morai train che non so dove hai o in spopsisa halcastere sesti a mesh o serti vero. Okay. Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e motore spento si può avere un'anomalia differenziale. Un'anomalia differenziale falso è stato prima, un'anomalia differenziale non c'entra niente. La velocità deve essere speed deve essere o particolarmente sia in adia moderato in prossimi saldi un incrocio marca e in agora si mette scossa vero il limite massimo di velocità è strada extraurbana secondaria 100 km/h per autoveicolo fino a 3.5 tonnellate falso ragazzi perché strada extraurbana secondaria o a 90 non 100 ok secondaria 90 principale o a 110 autostrada 130 centro abitato a 50. Ok,
In caso di arresto forzato da un veicolo sui binari ad un passaggio a livello, bisogna spostarlo spingendolo quanto prima fuori dei binari, vero? Ok? In caso a Faserena, no? In caso di edade di arresto forzato in un estermestring, marai o cassa mana garia di elettro che la forzato è morte. Un veicolo gari sui binari mesci binari ad un passaggio a livello passaggio bisogna halo bahi spostarlo in una mesci lehino sposta spingendolo a nuovo rihino quanto prima se do good axi the button fuori dai binari vengono oggi penso a fare lavatan okay. È obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, vero? È obbligatorio aggiungere regolare in agagino la velocità speed in prossimità, perché è un udo unai delle intersezioni, mesci scusmi, quando in che scuco in vero? Ok? Ci siamo? È obbligatorio regolare la velocità nei passaggi stretti, è obbligatorio aggiungere a maqasab regolare in agagino la velocità speed nei passaggi merala mara stretti o eridiga, vero? Wadiro ciriiriga gaariga lay balaceed laek hadaa 5 ku marta ka hore derbiga caadi u jabsanaynayo il conducente darawalka deve regolare waa inuu hagaajiyaa la velocità in relazione a soo la xiriirinaya la propria abilità la guida propria abilità la guida non c'entra niente falso ok è obbligatorio regolare la velocità sulle strade extraurbane secondaria ma non in quella principale falso è perché dobbiamo regolare sempre la velocità se da uguale buon ok vado al centro abitato mara mirale di che bol ha da comerti di cavar magala da dahdeda bismillah l'orgo fa un rossi gada in io è obbligatorio ridurre la velocità o ha qassab nuova uire in aira in speed che la velocità su strada vado in casa senso unico da vado senso unico vado al gihale usa tua angawari ka hormanin maha obbligatoria che dica falso ok se si attraversa ad alta velocità un incrocio con precedenza in caso di incidente la responsabilità sarà del conducente del veicolo che ha impegnato per primo l'incrocio cazzato è falso se si attraversa ma di angoine nuri ad il goinaio ad alta velocità anche goine speed sare un incrocio meglio scusa da speed side come erano ieri con precedenza anago og in abgawarid kala anaga mudnaanta kala in ama semaforo ka inaga baa cagaar ahaa in caso di incidente hadii uu shil dhaco yiri la responsabilita mas-uuliyadda sarra waxay ahaanaysaa del conducente darawalka del veicolo oo gaariga kee kaasoo impegnato galay per primo kan ugu horeeyo galay iskooskaas ad incrocio falso e no vero anche dufteva kala wanaasiga 29 falso sa prima vero ok perché la responsabilità è per tutti qua ci siamo salvo diversa segnalazione per i ciclomotori il limite massimo di velocità consentito è di 45 km orari ciclomotore 45 è vero hai la sa prima perché ciclomotore 2 rotte 3 rotte vero è allora asaato ima badan asharkan saasayn ku dhameeyay asharkan waa argumenta la wi tamna qaybti squeeze ka barashada batan tibi waxaan uga hadlayna xawaaraha teed kale argumentaan mablah wax liiraado signal calaamada malahan waa qoraal kaliya marka wuxuu inay yahay muhiim ina fahantaan waxaad fahm weysaan inay soo weydisaan waayo wax raba inaa wax faa'iidaan waqtigiina meel cidla uusan ku bixin okay marka insha Allah hadirtan natiijadan fiirinayna okay asxaab qiimaha badan sida idin muuqataba casharkeena saasay noogu dhamaaday noogu cidlaaday noogu gabagabooyay waa argumentiko tamnaad qaybtiisa labaad waxaana maana qaldin waxaana maana qaldin mashaallah inshaallah billahi alkarim waxaan idin rajaynayaa idinkana sidaas oo kale ina u sameyn doontiin guuleysta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh